Museo Maxi, Rino Barillari, ospite di Roma Oggi, perché è in esposizione la sua mostra fotografica di tantissime sue opere durante gli anni 60 in poi. Sì, è vero, sono 100 foto dal 59 fino al giorno di oggi. Una scelta di foto un po' da dolce vita, contestazione, sequestri, droga, delitti, insomma una storia di 60 anni qui a Roma. Ho visto anche delle meravigliose macchine fotografiche d'epoca. Beh sì, quelle sono grandi ricordi, sono delle macchine che io ho lavorato, che oggi purtroppo col digitale è tutto cambiato, e oggi col digitale non c'è più storia, perché tutti possono fare le foto e col telefonino. Ai miei tempi la foto era una cosa seria, la foto era la storia, la foto era un ricordo, la foto era un album dove un album c'era un po' tutta la tua vita. Tu oggi col telefonino la mattina ti alzi, si smatignizza l'hard disk e non c'è la tua vita, finish. Rino, parliamo un po' della Roma odierna. Oggi la Roma è bellissima, fantastica, devi stare attento per strada come cammini, le buche, la mondezza, i strilli, ubriachi, traffico, insomma è un caos, è una cartolina sbiadita. Io spero che fare delle foto di una città che ride, una città d'incanto, una città che tutti devono invidiare perché è la nostra città, dove siamo nati, dove ci abbiamo gli amici, dove hanno fatto sacrifici per dare Roma in tutto il mondo un grande nome. Benissimo, c'è anche un bellissimo libro. Un libro molto bello, mi piace, e più anche Massimo Spano e Giancarlo Scarchilli hanno fatto un film, dicono, perché ancora devo vederlo, sulla mia vita. Devo vederlo, non è sicuro. Hai contato quante attrici e attori hai fotografato? Beh, io penso che il 60% l'ho fotografato un po' tutti, quelli che erano vivi. Tanti. E sono pure cambiate, delle volte adesso mi sbaglio, non so più come prima, e mi succede con le attrici di oggi, sono tutte uguali. Me ne accorgo soltanto che ci hanno qualche scritta o qualche anello in più, perché sennò sono tutte uguali quasi. Hai un attore, un'attrice, un personaggio che desideri fotografare e che ad oggi non hai ancora fotografato? Beh no, ho fotografato un po' tutti, perché io di solito faccio le foto di nascosto, dopo lo chiedo, ma quando io lo chiedo mi dicono di no, però già l'ho fatta. Ho visto la cravatta infatti prima con il buco. Altri tempi, oggi quella va a finire in galera. Benissimo, allora un saluto a tutti i nostri telespettatori di Roma Oggi, da Federica. Grazie, vi voglio bene.